ricordatevi sempre che la buona cucina non ha fretta. Salve amici, bentrovati e bentornati alla mia trasmissione Due chiacchiere con lo chef Antonio De Vincentis. Oggi mi trovo in una location molto particolare, sono al Conad di Pescara, via Tiburtina. Oggi faremo una ricetta di origine abruzzese, il pacchero alla farrucca. Quindi andremo con gamberi, olio, curry piuttosto che... questo è il curry di Madras, brandy per sfumare, panna e come pacchero usiamo una pasta zaccagni. È un prodotto abruzzese di 100% grano italiano. Questa ditta molto molto buona, praticamente è abruzzese, quindi cerchiamo di usare i prodotti del nostro territorio. In Abruzzo le sappiamo fare le cose. Seguitemi. Allora, olio. Andiamo, la testa la rompiamo per farci il sughettino, come vi ho fatto vedere la ricetta scorsa. Questo qua, sto piatto è abruzzese, è stato inventato in Abruzzo, è stato inventato, anche se c'ha un nome strano, è stato inventato in Abruzzo. E siccome io sono un amante del curry, questi sono uno dei miei piatti preferiti. Ci andiamo a mettere l'olio, schiacciamo, intanto vediamo, sta piano piano, sta andando in ebollizione. Come vi ho fatto vedere l'altra volta, la testa serve. Non abbiate paura del colore. Via, togliamo. Ok, adesso che andiamo a fare? Ci andiamo a pulire i gamberi. Qui ci potete mettere anche uno scampo, signori. Io preferisco, come ho detto l'altra volta, io preferisco il gambero. Ok, intanto vediamo, ci apriamo la pasta. Vi ricordo sempre che siamo all'interno del Conad in via Tiburtina a Pescara. L'acqua chiaramente, signori, è già salata. L'acqua non deve essere mai sciapa, altrimenti si rovina tutto quello che si è fatto di buono. Ci mettiamo qualche altro gambero. Il pacchero, questo pacchero zaccagni, ha circa 13 minuti di cottura. Come vi ho detto prima, sono solo ed esclusivamente grani 100% di origine, di provenienza italiana. E poi, signori, non ci dimentichiamo che è abruzzese, quindi qualsiasi cosa che facciamo in Abruzzo è buona.
sfumiamo. Peccato non sentirne il profumo, signori. Peccato non sentirne il profumo. Aggiungiamo la panna. Abbassiamo. Adesso la panna prende il sapore del gambero. Adesso che andiamo a mettere il curry. Curry Conad. Altro po', signori, il curry ci deve essere. Oh, comunque vi ricordo sempre, io non finirò mai di ricordarvelo, di iscrivervi ai nostri canali social, Tele Abruzzi, la TV dell'Adriatico, sia sulla pagina Facebook e mi raccomando sulla pagina YouTube. Aiutate a farci crescere, mi raccomando, così aiuterete anche a me a mangiare quando farò le prove dei piatti. Ok, un altro pochettino. Allora, la ricetta originale, scusate, è nato con lo zafferano. Poi ha subito varie vicissitudini, vari cambiamenti, fino a raggiungere l'ottimizzazione per me del curry e della curcuma. Io non metto curcuma perché ha un sapore un pochettino più forte. Ecco, sta andando adesso. Dobbiamo aspettare che si cucina il pacchero. E la pasta, come voi ben sapete, signori, deve essere rigorosamente al dente, altrimenti non siamo italiani. O non saremmo italiani, come dir si voglia. La pasta scotta la lasciamo agli altri. Guardate qua, questo pacchero non ha fatto una piega. Gli ho dato 12 minuti di cottura, gli ho dato, e l'altro minutino lo finirò con la mantecatura. Vi ricordo il pastificio Zaccagne, orgoglio gastronomico abruzzese. Pare che abbiamo tolto tutto. È scappato. È scappato uno. Io non metto prezzemolo, non metto niente, se no rovini il piatto. Aumentiamo un po'. Vi ricordo sempre che siamo a Conad di via Tiburtina a Pescara, eh? Prodotti eccellenti. Anche perché sono i prodotti che abbiamo adoperato noi. Pasta Zaccagni e prodotti Conad. Guardate qua, signori, guardate qua che cremina. Adesso lo lasciamo tirare un pochettino. Ok, signori. Le Jason Fair è pronto. Signori, ecco qua il piatto finito. Guardate qua che colori con il piatto nero. Ci mettiamo qualche gambero.
anche perché il gambero lo mangerò io, quindi. E adesso che mi tocca fare a me? Proviamo. Mi posso dire bravo da solo? Me lo dico, dai, sono bravo. Scherzi a parte, piatto più la cottura del paccaro che fare il sughettino. Ma è bello il colore. È bello il colore, la qualità della materia prima è ottima, è eccellente, quindi tutti i prodotti Conad e pasta Zaccagni, quindi il connubio è spettacolare. Poi ci aggiungiamo che lo preparo io, quindi abbiamo fatto un trio magnifico. Vi ricordo sempre che la buona cucina non ha fretta. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova ricetta. Un bacione dal vostro chef Antonio De Vincentis e ricordate di venirci a trovare qui al Conad in via Tiburtina. Ricordatevi sempre che la buona cucina non ha fretta.